Ci troviamo qui al Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina, dove si è svolta questa interessante manifestazione nel contesto della Settimana dell'Arte, della Cultura, del Turismo e della Solidarietà 2023-2024, organizzato dall'Associazione Internazionale Amici della Sapienza, un'accademia che prestigiosissima, che, di cui la Presidente è la professoressa Teresa Rizzo, e poi qua ci sono anche i componenti di questo comitato, e devo dire che ogni anno ci sono cose veramente interessanti, si esplicano delle attività interessanti. Si svolge con tre contenitori: nel primo c'è un premio speciale per le scuole che è giunto alla 31ª edizione, ricordo bene, e poi abbiamo il premio letterario che è giunto alla 27ª edizione e poi il premio Giordano Bruno che è giunto invece, credo, alla 18ª edizione. Ecco, che riconosce, diciamo, le persone che hanno veramente fatto qualcosa per la società. Qui accanto a me ho delle figure prestigiose, però prima vorrei fare dare un saluto dagli organizzatori, anche loro, di questo premio. Allora, sono qui con la dottoressa Mazzeo. Allora, è sempre un onore ogni anno realizzare questo connubio anche con la giornalista, con la dottoressa Lella Battiato, perché si premia soprattutto la sicilianità e l'eccellenza della sicilianità. Quindi Messina, Catania, Palermo, tutte le città sono unite da questa ferrovia virtuale, perché poi la ferrovia è quella che è, però finalmente abbiamo costruito con la cultura una ferrovia virtuale che fa andare la Sicilia veramente ad alta velocità. E quindi ogni anno è bello premiare queste figure eccellenti, perché sono figure che hanno avuto il coraggio di restare in Sicilia e dare il contributo qui in Sicilia. Facciamo prima l'esempio con il dottore Matera, per citarne uno dei tanti, proprio queste eccellenze che vanno via e poi ritornano, perché è la Sicilia che ha bisogno di cambiare, di rinnovarsi con i nostri figli che emergono così tanto fuori e hanno il coraggio di rientrare e restare qui e cambiare le cose. Qui abbiamo anche il dottore Elio Calvo. L'obiettivo che noi ci prefiggiamo ormai da parecchio tempo è quello di istituire un premio per i ragazzi, dove la parola premio presuppone una competizione, per cui i bambini, stimolati da questo aspetto di competizione, riescono a esprimersi al massimo, e avete visto i risultati, sono delle cose splendide. E questo viene fatto in presenza di illustrissimi personaggi della sicilianità o dell'arte, anche cultura nazionale, ai quali i bambini si possono ispirare. E a questi personaggi, che io e la dottoressa Mazzeo siamo veramente lieti e felici di ospitare, noi diamo un riconoscimento, perché non si dà un premio a chi eccelle nel campo della musica, della chirurgia, dell'arte, della poesia, della medicina. Sono riconoscimenti, e noi riconosciamo in voi quello che è il massimo in questo momento dell'espressione di cultura e conoscenza della nostra regione. Grazie a voi di essere qui. Sicuramente sono dei progetti importanti che vengono realizzati e si lavora per un anno, non è qualcosa che avviene così istantaneamente. Da 20 anni, sono 20 anni, sono all'Università di Catania come docente di ginecologia, e da 10 dirigo la scuola di specializzazione. Visto che c'erano molti insegnanti, quindi il nostro compito che inizia con voi e man mano noi proseguiamo è fondamentale, che noi non dobbiamo imporre il sapere, ma creare la curiosità nel sapere, che è una cosa fondamentale, perché i ragazzi debbano essere curiosi nell'apprendere, non imporre il nostro sapere, e dargli il coraggio di esprimere appunto le proprie idee, così da prima sia anche nella scienza, perché senza idee che hanno poi per la maggior parte i giovani dobbiamo farli esprimere, perché alla fine questo è il nostro compito. Vi ringrazio quindi e con orgoglio accetto questo premio.
No, la maggior parte mi stanno sentendo, perché aumento sempre il volume. Ecco, abbiamo una bella cassa per la nostra. No, no, grazie. No. Quella ce l'ha, non lo so facendo meglio, ma questo è un disastro della gente. Allora, 170 pubblicazioni. Vabbè, le pubblicazioni sono l'espressione poi di un gruppo di lavoro, di un gruppo di persone che non sono solo io, quindi accompagnarsi anche di collaboratori e di anche giovani per esprimere le pubblicazioni che poi si sommano nel tempo. Oggi non è tanto il numero, ma la sostanza è l'attualizzare delle pubblicazioni, ma anche quello che mi sta più a cuore oggi è quello di trasmettere alle nuove generazioni. San Marco sta diventando importante, un fiore all'occhiello anche nel settore della ginecologia, che ha fatto tantissimo, e il rapporto alla natalità, cosa possiamo dire? La natalità che sta diminuendo, nonostante appunto da noi è incrementato il numero dei parti, perché siamo diventati un centro di eccellenza non solo in ginecologia ma anche nelle altre specialità, però ovviamente anche il territorio è fondamentale, non ci devono essere solo, che parlavamo oggi a un congresso a Palermo con i neonatologi, con gli altri, diciamo, quelli che collaborano. Sono qui anche con una delle nostre premiate, che è la dottoressa Scalisi, che è la presidente provinciale dell'associazione Lega Tumori e anche consigliera nazionale della Lega Tumori Italiana, che opera veramente con tanto scrupolosità e con tanto interesse su un settore di prevenzione che è fondamentale oggi per le donne. Sì, noi da qualche tempo abbiamo puntato la nostra attenzione sui pazienti oncologici, in collaborazione quindi con le ASP e con le strutture ospedaliere lavoriamo per questi pazienti, stiamo attivando dei progetti di telemedicina per cercare di disaffollare le unità di oncologia, quindi abbiamo in cantiere molte attività dove comunque il paziente oncologico è al centro della nostra attenzione. Offriamo servizi che sono tutti gratuiti, quindi in questo senso già stiamo facendo scuola, fra virgolette, in quelle che, per tante altre associazioni provinciali che comunque possono trovare già diciamo un percorso già istituito, quindi speriamo che tutto questo vada in porto bene. Grazie. Io vorrei chiedere, ci sono aumenti dei tumori in questo periodo oppure una situazione statica? No, l'incidenza purtroppo è sempre in aumento trasversalmente per tutti i tumori. I tumori facilmente, cioè diagnosticabili con la prevenzione secondaria, come il tumore della mammella e il tumore del colon, hanno avuto il ritardo di diagnosi legato al Covid e quindi purtroppo l'incidenza è aumentata molto più di quello che sarebbe stato senza il Covid e le malattie vengono diagnosticate in fase più avanzata. Quindi siamo sicuramente in un periodo critico sia nella diagnosi che nella terapia, che è costretta ad operare malattie più avanzate, dal quale probabilmente usciremo fra un paio d'anni se non arriverà un'altra endemia. Quindi speriamo bene. Tra l'altro diciamo anche che ci sono tanti progetti di ricerca nuovi verso la genetica, che la genetica sarà la chiave di successo del futuro, la genomica. Sì, assolutamente. Una cosa che vorrei dire è che comunque ci sono anche molti studi che dicono con sicurezza che se anche c'è una familiarità nella patologia oncologica, lo stile di vita sano, la corretta alimentazione, l'astensione dal fumo e l'astensione dall'alcol possono addirittura azzerare questo rischio, diciamo, familiare. Quindi questa è una cosa estremamente importante che ci dovrebbe spingere a fare da esempio ai nostri figli, ai nostri nipoti. Grazie a lei. E andiamo al nostro professore Davide Matera,
Vorrei anche a Massimo qui che mi dai una battuta, il nostro grande attore stasera abbiamo avuto Massimo Cagnina qui con noi, e anche lui il ritorno delle eccellenze in Sicilia, e amate la nostra Sicilia. Qui abbiamo il nostro dottore Davide Matera che studia in America, si specializza, si perfeziona a Firenze, prima Canada, Montreal, giusto? Ricordo bene? Poi Firenze Carreggi, con una carriera brillantissima, poteva rimanere fuori, guadagni enormi a Montreal, si guadagnava ma molto, molto di più, però alla fine sceglie la Sicilia. Il mio giro, che è durato per parecchi anni, mi ha riportato a casa dopo quasi 20 anni, dei quali 11, gli ultimi 11 passati continuativamente a Firenze, ma la scelta è chiaramente stata non solo libera, ma è stata una scelta felice, della quale, come dicevo prima, nel corso della premiazione sono tutt'oggi più che convinto. Sono tornato a casa, sono contento di fare il lavoro e di applicare quello che ho imparato nei lunghi periodi passati fuori qui, nella mia terra. Questo mi dà grande gratificazione. Speriamo di riuscire a contribuire quantomeno a frenare la famosa emigrazione sanitaria e cercare di essere pronti per le sfide in futuro. Come ortopedia oncologica c'è un aumento oppure tutto è ancora, diciamo, è statico? Ma diciamo che i tumori, le patologie primitive, cioè quelle che nascono proprio dal tessuto muscoloscheletrico, osseo e muscolare, sono patologie rare e tali sono rimaste. Quello che sta aumentando in proporzione è l'altra faccia dell'ortopedia oncologica, cioè il trattamento delle metastasi, che ovviamente va di pari passo all'aumento e all'incremento al quale assistiamo per svariati motivi complessi, quindi difficili da riassumere, motivi per cui c'è stato un ulteriore incremento negli anni, come ha appena ricordato la dottoressa pochi minuti fa, e di conseguenza anche l'ortopedia oncologica vede aumentare il numero dei casi nei quali è coinvolta. Ecco. È un consiglio, è un messaggio che si può dare sia ai giovani che vogliono appunto ritornare qui, e cosa, perché l'ortopedia oncologica è anche questa una branca molto complessa, ma ancora in fase di espansione, perché ce ne siete pochissimi ortopedici oncologici. Sì, assolutamente, è una branca purtroppo poco attrattiva, ma enormemente che dà grandi soddisfazioni per chi la applica, ovviamente con convinzione. E riguardo i giovani, posso dire di impegnarsi, cercare di spingere al massimo le proprie capacità e non rinchiudersi. Siamo in un mondo che va veloce, oggi è tutto molto più vicino, quindi sfruttiamo queste opportunità. Bene. Massimo, nostro grande attore, regista, doppiatore, che poi ci dai una battuta, perché adesso rientriamo nuovamente per i premi, ma una battuta tua di fronte a tanto dolore che abbiamo visto, cosa, una battuta tua. Io sono contentissimo di essere qui a Messina, perché come siciliano decido tra l'altro di ritornare a vivere in Sicilia dopo aver peregrinato per inseguire il mio sogno per tutta l'Italia, per cui insomma per me è un cerchio che si chiude, quindi è bello che sia una città come Messina, che sia la Sicilia, a premiare un siciliano che torna qui. Tra l'altro io, come dicevi appunto, oltre alla mia professione d'attore, che è quella consolidata, ho iniziato anche la mia professione di regista, che voglio fare qui in Sicilia, perché voglio raccontare la Sicilia. Ora ne parleremo, perché ora mi racconterai un po' di cose, perché il nostro pubblico ti attende da tempo e vuole appunto ascoltarti. Sicura di Cesare, in televisione partecipa alla serie televisiva Crimi di Stefano Sogni, fratelli di Giulio Mastrodonia. Al cinema entra nel cast del film Il Nascondiglio di Pupavati e con la regia di Giulio Manfredoni. Interpreta il ruolo di Domitra, accanto ad Antonio Albanese, nel film
Nel 2013, insieme a Sergio Rubì e Stefano Accorsi, è interprete anche qui la nostra terra. Come doppiatore cinematografico, presta la voce al personaggio di Jonathan nel film Episodi, Art e Invisible Kid, diretto da Harry Scott, e nel film La Rosa del Deserto di Mario Monicelli. No, questo è solo un po' parte. E poi il Ciro nel Signore, che vediamo, seguiamo tantissimo, è il personaggio protagonista che sta girando su tutto. Motivazioni per la sua capacità di conquistare le platee grazie alla sua raffinata empatia con i ruoli da lui interpretati, con uno stile immediato e spontaneo, accattivante e nuovo, maestro nel gestire la battuta e il silenzio, il parlato e il linguaggio del corpo con un'espressività dirompente che diventa un incontro amichevole tra il personaggio e il pubblico, quasi vicini in una meta realtà. Per la sua simpatia nell'entrare nelle case dell'italiano attraverso il personaggio di Ciro, trasmettendo quella camilleriana sicilianità così difficile da spiegare e definire, è così affascinante nella sua complessa autenticità. Siamo qui a Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina, dove c'è stata questa bellissima e importante manifestazione nel contesto della Settimana della Cultura, dell'Arte, della Solidarietà e del Turismo 2023-2024, che è stata organizzata dall'Accademia Internazionale Amici della Sapienza, che è il rettore Teresa Rizzo. Sicuramente un momento importante di cultura e a livello non solo per la città di Messina, ma un po' per tutto quello che è la nostra Sicilia. Siamo qui con questo grande progetto che include un premio speciale per le scuole, un premio per quanto riguarda il letterario e uno per i benemeriti e i riconoscimenti Giordano Bruno. E qui un riconoscimento importante è quello al nostro grande attore Massimo Chelmina. Questa sera, grazie. Come sempre, tutti sono stati vicino a te, tutti ti hanno voluto, tutti autografi. Guarda, quello che non hai fatto, ma come fai a conquistare a tutti? La fortuna di fare questo personaggio che ha un impatto affettivo sul pubblico straordinario, per cui sono il fortunato destinatario di un affetto davvero immenso, e questo mi emoziona e mi sorprende tutte le volte. Oggi è stata una serata magnifica, abbiamo fatto tante foto, ho visto tanti riconoscimenti meritatissimi a eccellenze della scienza, della cultura siciliana e non, ma soprattutto siciliana, e sono veramente felice di essere qui con voi. Senti, Ciro, ti chiamo anche Ciro. Ciro, che poverino, non lo fanno neanche mangiare. Dico, ma come devi fare? C'è questa moglie Concetta. Vabbè, male non gli fa, se fa un poco di dieta, male non gli fa. Perché lui si è dispiaciuto, ha avuto il collasso, e quindi adesso deve stare un po' attento. Quando c'è Agata, che lui è a letto in convalescenza, no? Agata gli arriva col riso in bianco e lo scopre che si sta mangiando i dolcetti di mandorla. E lui dice, ma figlia mia, la salute è importante, la dieta, ma pure il buon umore, non è che mi devi fare ingestire che mamma lo peggio. Molto saggio. Senti, poi ti vediamo Geometra. Dal film di Albanese, Qualunque Mente. Nei tre film che ho girato con Albanese, Qualunque Mente, che è il campione di incassi, poi tutto niente niente, poi ultimamente Scetto C'è, senza dubbiamente, quando lui diventa re d'Italia, e quindi in tutti e tre il Geometra, insomma, ha una funzione importante. Sì, questa è stata una grande occasione di lavorare insieme al grande Antonio Albanese in una commedia importante, insomma. Anche qui una battuta non puoi non farla. Sì, quando lui su Qualunque Mente c'è Cetto, che utilizza il geometra come supervisore
delle sue malefatte, non delle sue, quando stanno facendo questo villaggio abusivo che sorge su questi scavi storici e loro stanno distruggendo tutto, stanno costruendo sopra gli scavi storici, chiede al geometra se i lavori procedono correttamente e il geometra gli dice sì sì, tutto a posto, la fognatura sbocca a mare come previsto, quindi tutto regolare. La Sicilia. No, ma speriamo, questo è l'eccesso, ma la Sicilia per fortuna e tanto altro, abbiamo la possibilità con questi premi di ricordare che le eccellenze siciliane sono tantissime, sono importanti e fanno grande la Sicilia nel mondo, e questo è molto molto importante. Non puoi ancora andare via perché qui sei richiesto da tutti i nostri telespettatori di Globus Television, non puoi andare su TikTok, dappertutto. Grazie. Dappertutto. E quindi vorranno sapere. Allora, tu anche sei doppiatore. Ho iniziato all'inizio della mia carriera attoriale, ho avuto la possibilità di fare dei doppiaggi, poi però, come sai, il doppiaggio è una strada che se decidi di percorrere fino in fondo poi esclude tutto il resto, perché quando si è doppiatori non si ha il tempo. Lavoro solo. Sì, quindi io avevo cominciato a fare del doppiaggio, poi però la mia attività si è direzionata verso il teatro inizialmente e per fortuna poi negli anni successivi il cinema e la televisione, quindi il doppiaggio è rimasta, come dire, una cosa che ogni tanto faccio e chissà, posso anche intensificare più avanti, vediamo, nulla diciamo è precluso. Jonathan è un personaggio di un cortometraggio di Ridley Scott inserito dentro un'opera unica che si chiama All the Invisible Children. Ho avuto la fortuna di doppiare David Twilis, che è un importante attore hollywoodiano, in questo racconto dove lui è un ex fotografo di guerra che torna a casa, soffre di attacchi di panico e nelle convulsioni di questi attacchi ha un flash, un ricordo di quando lui era bambino. E la madre lo chiamava Jonathan e lui si scapicollava dal bosco, attraversava questo fiume, si immergeva e lì c'è questo passaggio molto, molto toccante del tempo che fu di bambino con la sua tragica consapevolezza del dolore di vivere la guerra come fotografo. Quindi. Battuta? La battuta non me la ricordo. Perché è un doppiaggio che io ho fatto nel 2004, quasi 20 anni fa. E quindi io ricordo la storia, ma non mi... lui aveva... parlava con la moglie che diceva, ma cos'hai, ti senti bene? Lui dice, sì, mi sento bene. Poi si arrossa in viso e allora parte il flashback di questo ricordo doloroso. Ma io non ricordo che cosa diceva, perché è molto in là nel tempo, è una cosa che ho fatto molto in là nel tempo. Senti, tu sei anche regista. Sì, da poco. Diciamo che negli anni del Covid mi sono, avendo la professione di tutti noi attori, subito un rallentamento, negli anni del Covid sono ritornato a vivere in Sicilia e adesso sono rimasto a vivere in Sicilia, nonostante grazie a Dio il Covid sia... ormai è un brutto ricordo, e mi sono attivato nell'approfondimento della direzione della fotografia e dello studio della regia, per cui ho recentemente finito di girare il mio primo cortometraggio che sto montando e quindi mi sto aprendo anche a questa attività che condurrò parallelamente al mio lavoro principale consolidato, che è quello di attore, però insomma voglio farlo qui in Sicilia, voglio raccontare la Sicilia, voglio scrivere sulla Sicilia e dare il mio contributo appunto nella narrazione di questa meravigliosa terra che mi ha partorito. Bene, allora l'ora è tardi, ci avviciniamo alla cena. Guarda, stasera le vuoi le melanzane? Le melanzane? Le melanzane non si dice mai di no, le melanzane, la caponatina. Il polpettone? Il polpettone pure. Vabbè, ma a me non ne trovi cose che non mi piacciono. Ah, che bello, che felicità. E allora? Non ne faccio capricci a tavola, come ben si vede. Sei una buona forchetta. Allora, diamo un saluto a tutti i nostri telespettatori, a tutti i nostri osservatori, ammiratori, eccetera. Grazie. Allora, un carissimo saluto da Lella e Massimo. Grazie, un saluto a tutti, grazie per il vostro affetto, grazie a te Lella, grazie davvero, a presto. E quando si parla del rapporto con il pubblico,
c'è un riconoscimento che parla di questo, cioè parla non della, del riuscire ad emergere e diventare noti, popolari, riconoscibili, ma quando si parla della funzione che ha in questo caso l'intrattenimento, ma che intrattenimento non è soltanto, dell'empatia, questo è commovente, perché è veramente la motivazione principale per cui un attore dovrebbe fare questo mestiere, ed è quello che nel mio caso mi ha mosso. Quando io ricevo l'affetto enorme che ricevo del pubblico, ricevo i complimenti, ricevo anche da parte di persone che sono spesso anche da sole a casa, per le quali non è semplicemente intrattenimento, ma ci sono solitudini per le quali questo momento di amicizia con il Paradiso delle Signore, con i personaggi che uno considera quasi dei vicini di casa, degli amici, sono momenti importanti di incontro con l'amicizia. Per alcune persone sono gli unici durante la giornata, e quindi ho capito che facendo questa cosa non è solo la bellezza e il prestigio di farla, ma anche una responsabilità, la responsabilità di entrare in empatia e in amicizia con persone che ti vogliono veramente bene e che poi ti danno un affetto enorme al quale non si può, di fronte al quale non si può rimanere indifferenti. Quindi va contraccambiato e bisogna ringraziare per questo. Io ringrazio voi di questo riconoscimento che mi fa un piacere immenso. Qui al Palazzo Zanca, che è la sede del municipio di Messina, dove si è organizzato questo interessante momento, che è stato la Settimana dell'Arte, della Cultura, della Solidarietà e del Turismo 2023-2024, nel cui contesto si premiano ogni anno, c'è un premio letterario, un premio per le scuole, per le poesie speciali e uno per i benemeriti del premio Giordano Bruno. Quindi premi, diciamo, abbastanza, che si lavora moltissimo, ci sono dei progetti importanti, e il rettore è la professoressa Teresa Rizzo, più una commissione che coordina tutti i lavori, quindi un plauso particolare glielo dobbiamo dare. E a tutto questo, qui questa sera abbiamo i premiati, uno dei nostri premiati è il professore Davide Matera, che ha girato tantissimo per il mondo proprio per apprendere saperi importanti, e dall'America, Canada, Montreal, ospedale Careggi di Firenze, poi è arrivato anche qui a Catania, e dall'Humanitas l'abbiamo visto adesso allo IOM, che dirige un settore, ma lui è un ortopedico oncologo. Il mio rientro è avvenuto 4 anni or sono, dopo un periodo durato circa 20 anni di giri in diversi centri in Italia e nel mondo, l'ultimo dei quali a Firenze per un periodo di 11 anni continuativi, il periodo di formazione più importante, diciamo, della mia carriera, e dopodiché ho avuto l'occasione giusta e sono tornato dopo tanti anni a casa, dove in effetti volevo tornare. Un messaggio che possiamo dare ai giovani? L'impegno è, laddove è possibile, provare a espandere le proprie capacità, le proprie conoscenze, approfittando anche della tecnologia che oggi accorcia le distanze e consente di poter con molta più facilità connettersi. Medicina telematica, eccetera. E per quanto riguarda l'ortopedia oncologica, c'è un aumento dei tumori in questo settore oppure no? Si riesce a controllare? I tumori di pertinenza ortopedico-oncologica primitivi, cioè quelli che nascono dall'osso, dai muscoli, dagli arti, rimangono patologie molto rare. Da quel punto di vista non si è osservato un incremento dell'incidenza, mentre sono aumentate, diciamo, proporzionalmente con l'aumento dei tumori più frequenti, le metastasi. Lo scheletro è il terzo sito dal punto di vista statistico, di probabilità statistica, di rischio di disseminazione, e quindi proporzionalmente ai tumori che, ahimè, sono aumentati e stanno aumentando, anche le lesioni metastatiche dello scheletro aumentano con essi. Abbiamo qui anche il nostro professore Marco Palumpo, che ringraziamo anche lui per essere qui con noi. Lui è il
primario del reparto di ginecologia dell'ospedale San Marco di Catania. Anche lui è un uomo che si dedica tantissimo alla scienza, 170 pubblicazioni, tante attività, presidente di tante associazioni. Allora, questa natalità come sta funzionando al San Marco? Al San Marco? Bene, siamo diventati uno dei centri più importanti per numero di nascite, sicuramente siciliano, se non fra i primi sicuramente per numero di nascite. Questo è stato permesso chiaramente per le eccellenze che noi rappresentiamo, che è stato possibile chiaramente grazie al nuovo ospedale e alle nuove attrezzature che abbiamo. Però chiaramente è importante anche dal punto di vista di docente dell'università e direttore della scuola di specializzazione, che anche le periferie abbiano la possibilità di avere professionisti e quindi non dover tutto arrivare ai centri di eccellenza. I centri di eccellenza servono per le patologie, i casi più rari, le patologie della gravidanza che oggi sono in aumento perché l'età del primo figlio è addirittura in Italia l'età media del primo figlio è arrivata quasi a 35 anni, quindi capite che questo incide sulla patologia ostetrica, quindi sulla possibilità di avere una gravidanza a rischio e quindi tutte quelle problematiche che si hanno in questi tipi di gravidanze. Cambio, io direi anche prospettiva, perché una volta la donna restava incinta giovanissima, oggi che appunto diventa un'età più adulta, quindi c'è anche una prospettiva di malattie Ed è anche la società che dovrebbe permettere comunque alle coppie di pensare alla procreazione in più giovane età. La nostra società purtroppo non ha ancora questi... La Meloni oggi parlava di sviluppare la natalità, ma come? No? I ragazzi cercano di avere prima il lavoro, prima di sistemarsi, di avere la sufficienza economica, prima di ottenere, di cercare la gravidanza. Poi ha le patologie e chiaramente l'infertilità aumenta. Creiamo i centri di fertilità, quindi è una catena che comunque è un problema sociale più che medico. Sicuramente. Bene. Le sue prossime ricerche, attività? Ma le nostre ricerche sicuramente intanto si stanno puntando sull'aspetto multidisciplinare, quindi per esempio abbiamo creato un gruppo per le gravidanze di pazienti che hanno patologie cardiache o patologie reumatologiche e quindi cerchiamo di, in queste patologie rare e gravi, di sostenere poi la possibilità di avere una gravidanza quanto più normale sia possibile. Poi c'è tutto un altro ambito di neuroendocrinologia, dello studio anche degli aspetti della depressione postpartum, che oggi comunque sia per appunto il fatto dell'età più avanzata, sia per le condizioni della società, anche per l'esperienza sul Covid, eccetera, eccetera, è presente. Abbiamo infatti avuto la possibilità di avere una psicologa all'interno del reparto che segue tutte le pazienti, sia quelle gravide che anche quelle ovviamente ginecologiche, oncologiche, eccetera. Grazie professore, buon lavoro a lei. Andiamo qui fra i nostri ospiti, stasera abbiamo il dottore anche Todoro Salvatore, anche lui con incarichi importanti, che fra l'altro è anche cardiologo e che si occupa tantissimo di medicina e anche fa tanta prevenzione e lavora ad aiutare, proprio è una grande umanità. Ma io devo dire, intanto sono sempre entusiasta di partecipare a queste riunioni, a queste assisi, ma quella di oggi è una maratona che dura una settimana e quando finisce una maratona si danno i numeri. E i numeri sono quelli di 27 anni di scuola di Amici della Sapienza, 31 anni di premio letterario Giordano Bruno, ma io devo dire anche 40 anni di conoscenza della Presidente Teresa Rizzo, in arte artese, e anche del marito Pippo Mazzeo, che è stato il mio
genio e la lampada di Aladino della mia capacità di esprimere il mio talento nel campo della medicina del territorio. E quindi io sono contento veramente di partecipare ogni anno a queste realtà, perché se dovessimo riunire tutti i premiati, tutti i menzionati, tutti quelli che hanno partecipato in questi anni, noi potremmo fare il villaggio della cultura. E infatti cultura, arte, turismo e solidarietà sono l'anima della gente e la saggezza della vita. E io voglio esprimere un plauso a Teresa Rizzo, ma anche a Lella Battiato, che è sempre vicina a queste realtà, e io mi onoro di partecipare con il mio talento. Io sono uno che non si ferma davanti a nulla, uno che ha sprombattuto, viaggia nella vita, ma viaggia anche all'interno delle persone, con una tutela, con un'assistenza, con un coraggio, una determinazione che solo il buon Dio riesce a darmi. E questa è la realtà con cui una situazione di questo genere in una settimana non ha fatto altro che da fucina ai ragazzi che possono cimentarsi ogni anno a fare sempre qualcosa di bello, e il riconoscimento per gli anziani e per gli adulti di poter dare il valore giusto per consegnare ai giovani la loro talentuosità e la loro opera. Quindi grazie Teresa e grazie Lella. Bene. Grazie anche alle bellissime parole del dottore Salvo Totolo, che sono state importantissime. E qui siamo col nostro rettore, la professoressa Teresa Rizzo, che lei è l'anima di tutta l'organizzazione. Allora, lui ha detto una cosa molto bella che fa riflettere, sì, che riesci a unire i giovani con quelli più adulti. Sì, certamente, è l'arco della vita qui che si proietta, non solo di vita, ma anche di cultura, di arte e quindi di formazione. E noi andiamo dalla scuola elementare quest'anno addirittura alla scuola dell'infanzia per la prima volta, e quindi dall'infanzia che poi siamo passati a gente che sono dei luminari nel loro mestiere, nella loro mansione, nella loro funzione, nel loro ruolo. E abbiamo avuto gente, di medici, di spessore, quale per esempio Materia, abbiamo avuto Palumbo, abbiamo avuto anche un attore famosissimo, per adesso va per la maggiore, Cagnina, e il paradiso delle signore, si fermavano tutti che volevano l'autografo, si fermavano tutti che lo volevano, lo tiravano per fare la fotografia. Quindi per me è un... Diciamo così, si è conclusa bene la settimana della cultura, si è conclusa bene perché abbiamo noi veramente premiato gente disponibile ad aspettare fino a quest'ora, e nello stesso tempo gente, bambini, ragazzini che hanno fatto qualcosa di nuovo. Per esempio c'è stata addirittura la stilista, la spilata di moda, quindi ragazzine di 13 anni, 12 anni che si sono sperimentate anche in questa nuova arte. Grazie ancora Teresa, grazie appunto a tutti, e vi salutiamo per questo evento, quindi un grazie anche di saluti a Globus Television.